La mala sanità non fa sconti a nessuno, nemmeno ai campioni dello sport. Lui è Fabio Baraldi, un ragazzone di 25 anni, alto più di 2 metri, che di mestiere fa il centroboa nella squadra di pallanuoto della Canottieri Napoli. Sabato sera si è infortunato nel corso della partita alla Scandone ed è stato costretto a girare per ben 3 ospedali, senza però ricevere le cure necessarie. Baraldi, all'inizio della partita della massima serie di pallanuoto contro il Savona, gara che per la cronaca è stata vinta dai napoletani per 10-4, ha ricevuto un calcio involontario da un avversario che lo ha centrato all'orecchio sinistro, come racconta lo stesso Baraldi. Avevamo tutti quanti pensato che fosse una rottura della membrana timpanica e, avendomi curato, avendo finito la partita, ho finito il match e non è che stessi proprio nelle migliori condizioni possibili, anzi avevo forte dolore all'orecchio. Abbiamo deciso di comune accordo con tutti quanti di andare all'ospedale per vedere l'entità del danno. Da qui inizia l'odissea dell'atleta nei nosocomi partenopei. Baraldi viene letteralmente rimbalzato da un ospedale all'altro. Sono rimasto abbastanza basito dal fatto che su 3 ospedali nessuno avesse un otorino disponibile nella notte di sabato. Ecco, per me. Tra l'altro poi mi hanno rimbalzato tra Fate Bene Fratelli, Cardarelli e Pellegrini, insomma. Per poi sentirmi dire nell'ultimo di questi che il mio caso non era abbastanza grave per disturbare l'otorino, insomma, cioè sono cose che per me sono abbastanza, insomma, allucinanti. All'atleta non resta quindi che tornare a casa e, nonostante il forte dolore e la perdita di sangue dall'orecchio, ha cercato di riposare per poi consultare un medico privato il giorno dopo. Dunque, io ho avuto un danneggiamento del condotto uditivo con un espansimento della membrana e un irrigidimento del tendine al suo interno, per cui mi ha comunque dato quindi 10 giorni di prognosi, per cui non posso entrare in acqua e sperando che in questo tempo si migliori la situazione possa giocare poi fra 2 settimane la partita col Circolo Posillipo di campionato.